Bagnoli, il tuo curriculum parla per te, perché è un curriculum veramente importante. Arrivi a Scauri e porti tanta esperienza. Ma sicuramente porto tanta voglia di vincere, perché ho appena rescisso con Rieti e sono un po' deluso da quello che è stato il mio campionato fino ad oggi, e sono venuto a Rieti, a Scauri per iniziare un nuovo cammino, sperando che sia più fruttuoso, insomma. Comunque Scauri va a ricoprire adesso con te, che sei comunque un centro di qualità ed esperienza, un ruolo importante, e forse cambiano anche gli obiettivi della stagione con te. Ma sicuramente gli obiettivi, credo che anche prima del mio acquisto siano erano quelli di fare un campionato ad alto vertice. Sicuramente col mio acquisto la società e chi ci sta dietro ha dato un forte input a quello che vuole fare, cioè vincere. Le motivazioni ognuno ce l'ha dentro. Io, la mia unica motivazione è quella di venire a Scauri, rifiutando altre offerte, perché so com'è il posto qua, so com'è il tifo. È una città calda, è una città che ti fa star bene in mezzo al campo, e quindi le ambizioni di vincere, più vince più stai bene, logicamente. Ah, senz'altro. Le tue ambizioni sono quelle di... quali sono? Ma le mie ambizioni sono quelle sicuramente di tornare a giocare ad alti livelli, in categorie superiori, e il massimo delle mie ambizioni è portare una squadra a giocare in una tegra superiore, dove poi magari puoi essere capitano, puoi essere il leader, e sei sicuramente quello, l'artefice del successo della società. Oggi era il primo giorno qui a Scauri, come ti sembra la città? Ma la città è bella, la società è strutturata bene, perché ho trovato un'accoglienza curata in tutti i minimi dettagli, a partire dalle calze nella borsa del materiale, che non si vedono ormai da nessun'altra parte, al fatto che mi hanno accompagnato in albergo fino in camera due persone. È stato tutto molto bello. Speriamo che questo sia il primo di un lungo numero di giorni che dovrò stare a Scauri. Senti, domani e domenica ci sono già i primi, già campionato? Sì, domani è già difficile. Speriamo di recuperare i nostri infortunati per domenica. Domani Pescara è una squadra da non sottovalutare, ma sicuramente noi andiamo là a prenderci due punti, anche perché possiamo farlo benissimo. Questo è un'ulteriore dimostrazione di questa società, delle intenzioni che hanno. In un momento in cui è particolare, dove poche società investono e hanno la possibilità di guardare oltre al futuro, qui sicuramente c'era la possibilità di ingaggiare un ragazzo che in questo momento particolare scendeva, e quindi con un grosso sforzo abbiamo voluto cogliere questa occasione, perché non sapevamo se si sarebbe verificata di nuovo, perché le condizioni contingenti erano queste, e quindi o comunque ti ridimensioni come fanno tutti e vedi di stare accorto per quello che puoi fare, oppure cerchi di svoltare, andare oltre, cercare invece di reinvestire di nuovo per cercare probabilmente di andare su gradini superiori e vedere altri tipi di orizzonti, altri tipi di panorami. L'apporto di Bagnoli sarà sicuramente importante, forse già da domani, giovedì e da domenica. Ci puoi presentare le prossime due avversarie? Ma che lui possa dare una mano sicuramente sì, probabilmente per l'entusiasmo, per la voglia di venire qui e di giocare e di riprendere a essere un protagonista. Per quanto riguarda il sistema, sarà difficile che possa fare qualcosa, probabilmente dovrà andare dietro agli altri quattro ragazzi che giocheranno con lui, perché il nostro sistema non cambia.